Di nuovo tutti contro tutti sulla riforma della legge elettorale. Siete voi i traditori del patto? Assolutamente no. Non è pensabile che siamo stati noi a tradire un patto per il semplice motivo che i numeri per mantenere il patto ce li aveva il partito di maggioranza, quindi il Partito Democratico. È un processo che ha seguito degli step successivi nei quali abbiamo chiesto dei punti per noi imprescindibili, uno fra tutti il voto con le preferenze. Se questa cosa non era gradita, ce lo si diceva in maniera chiara, così come ci si diceva che alcune regole non le potevamo inserire, come avevamo detto in aula. Io credo che abbia tradito soprattutto una parte del Partito Democratico, quella che aveva il timore, la preoccupazione e forse la paura, più che altro, di cadere su altri voti più importanti, quelli appunto sulle preferenze, sulla composizione dei collegi e altro. Se preferito stopparla subito, come succede spesso dare la colpa ai 5 Stelle, ma ancora le locuste non sono arrivate, su quello non ci possono accusare. Intanto tramonta l'ipotesi di voto anticipato, Renzi dice la legislatura va avanti, con quali prospettive? Effettivamente la legislatura è sostanzialmente morta dopo il voto del referendum del 4 dicembre. Se posso rimproverare una cosa ai 5 Stelle, quindi anche a me stesso, è soprattutto il fatto di non aver insistito in maniera forte, veramente fortissima, a prescindere poi dalla condivisione che questa opzione potesse avere, di andare al voto subito. Perché la legislatura effettivamente è morta. Poi abbiamo visto che promesse non sono state mantenute, una su tutte, quella di Renzi e del ministro Boschi di andare a casa con un voto negativo. A oggi le prospettive sono veramente pochissime. C'è da parte della maggioranza la necessità di convincere il Presidente della Repubblica di poter votare con una leggera armonizzazione delle leggi esistenti. Come si fa questo? Io francamente non lo so, e quale maggioranza può sostenere questa armonizzazione? Noi la chiedevamo da tempo. Se l'avessimo chiesta con più forza e raccolta adesioni, molto probabilmente questo percorso sarebbe finito come doveva finire con il voto degli italiani al referendum. Quella sonora batosta avrebbe dovuto portare a un cambio di rotta e non al Renzi bis, che poi è sostanzialmente il governo Gentiloni. E intanto il Premier Gentiloni va avanti e toccherà a lui in autunno fare la legge di stabilità. Dice il governo non sarà una manovra lacrime e sangue, voi ci credete? Non ci credo per un motivo sostanziale. Io non ho mai visto in questi 4 anni, e di anni poi ne ho 53, e non ho mai visto da osservatore delle cose politiche, da cittadino che osserva seriamente le cose politiche, non ho mai visto una manovra che non sia stata lacrime e sangue. Non posso credere alla propaganda renziana, soprattutto, che questa non lo sarà. È una manovra che deve riportare il rapporto deficit-PIL al 2,1%. Quindi ha tutte le caratteristiche per esserlo. Deve rispondere ai dettami dell'Unione Europea e della Commissione Europea, niente di nuovo. E deve soprattutto fare fronte a quelle che sono state le extra spese derivanti dalle mancette e dai bonus che soprattutto il Presidente del Consiglio Renzi, più che il Presidente Gentiloni, ha portato avanti a partire dal documento economico e finanziario precedente. I conti non possono tornare a posto perché nel governo Renzi e nell'attuale governo Gentiloni hanno seriamente messo mani a una riforma strutturale economica, ossia, per come la intendiamo noi, agli investimenti sulle infrastrutture e sulle operazioni strategiche per il rilancio dell'economia stessa. Quegli investimenti potrebbero giustificare in qualche modo, se fosse mai, una manovra lacrime e sangue, ma lacrime e sangue soltanto per tamponare le mance e i bonus del governo Renzi, davvero questo io non lo posso concepire. Nonostante le promesse di una manovra soft da parte del governo, comunque si parla di 20 miliardi. Dove vanno presi i soldi e a chi vanno eventualmente restituiti? È un problema del governo Gentiloni, dove vanno presi i soldi. Noi da lì... che indicazione date?
Noi non diamo un'indicazione precisa, noi diamo un'indicazione che si basa soprattutto su una considerazione. O si investe sulle attività economiche per rilanciare seriamente l'economia e i consumi, e non voglio citare il tema che è il nostro tema principale, che è quello del reddito di cittadinanza, il suo finanziamento, eccetera, ma va trovata una maniera per rilanciare i consumi. Rilanciare i consumi e garantire ai cittadini italiani che le operazioni economiche non vengano fatte soltanto perché si obbedisce a un'indicazione che arriva dalla Commissione europea, ma perché servono a riportare il Paese ai livelli che aveva prima dell'introduzione della moneta unica. Quello è l'obiettivo che noi ci prefissiamo. Intanto l'IMU, che già vale 20 miliardi di tasse pagate dagli italiani, è al centro ancora delle polemiche, perché Europa e Fondo Monetario insistono per tassare anche la prima casa. Voi siete d'accordo? Io non sono d'accordo nel fare i giochetti, così come sono stati fatti con l'IMU agricola. La devi pagare, poi dopo campagna elettorale te la togliamo. I giochetti sono e devono finire. Ciò che è giusto che qualsiasi cittadino, soprattutto chi ha una disponibilità economica maggiore, debba pagare, è giusto che ci siano provvedimenti per livellare la contribuzione e soprattutto garantire che la contribuzione da tassazione sia adeguata e effettivamente pagata. Quindi autentiche manovre per contrastare l'evasione fiscale. Tutto quello che il governo deve fare è semplicemente rilanciare il Paese con operazioni che siano strutturali. Niente spot, niente mance, niente interventi che lasciano il tempo che trovano, come gli 80 euro.